Buongiorno a tutti ragazzi e eccoci qua col nostro Fusion 360. Oggi niente tutorial, niente esercizi, solo la voglia di mettervi un po' di acquolina in bocca. Quello che vedete è un esercizio che ho realizzato senza filmarlo, l'ho fatto per conto mio e per piacere personale, per divertirmi, per vedere se si poteva realizzare quello che avevo in testa. Adesso ve lo mostro. Sono partito scaricando un file online, che è questo, che poi condividerò, di questo gruppo, fondamentalmente una specie di pompa, che ho realizzato almeno nelle parti riguardanti la cinematica. Non ho fatto il tappo, non ho fatto tante cose, non ho fatto questa puleggia perché non mi interessava, volevo solo fare il cinematismo e muoverlo. Quando lo scaricherete vedrete che il dente dell'ingranaggio non è perfettamente quotato. Allineatevi un attimo se volete fare questo esercizio e fatelo. Qual è la cosa interessante di questo esercizio? Io ho realizzato questo assieme, così come lo vedete, nel senso un pezzo attaccato all'altro, e poi ho utilizzato i giunti. Quindi dei giunti rigidi o dei giunti di rivoluzione, e ho voluto dare un cinematismo al tutto, cioè vedere come si comportava in moto, e questo è il risultato. Ma è ancora più bello se noi lo vediamo nella sua interezza, quindi andiamo a dirgli ciao. Tasto destro. Anima le relazioni dei giunti. Ecco che abbiamo tutto in movimento. Questo serve solo per dimostrarvi le potenzialità di Fusion 360, ma vi lascerò appunto in descrizione il link, perché man mano vi porteranno a fare quello che vedete i miei tutorial, per cui potreste già cominciare a costruirvi tutto l'ambaradan, fare tutti i componenti. Io vi dico che li ho fatti tutti nello stesso progetto, quindi non ho fatto i componenti uno per poi unirli insieme. Li ho fatti tutti nello stesso progetto, li ho posizionati tutti dove mi serviva il cinematismo, rendendo trasparente l'oggetto che mi infastidiva al momento della creazione di un secondo oggetto, e poi ho dato tutti i giunti. Gli abbonati già vedono ciò che si può fare con i giunti, i non abbonati lo vedranno più avanti, perché renderò pubblico mediamente un video alla settimana, ma lo vedranno, quindi è qua che potranno arrivare. Quindi qua abbiamo due giunti rigidi tra albero e ingranaggio, dei giunti di rivoluzione tra corpo e albero, e dei giunti rigidi tra, diciamo, questa specie di farfalle e gli alberi. Ma alla fine è stato anche abbastanza facile, è stato più complicato pensare di farlo che poi realizzarlo veramente. Tempo di realizzazione, considerando che io non sono un esperto da foglio bianco, 2 ore devo dire, per cui 2 ore arrivare qua, se penso a come disegnavo io quando ho iniziato all'ITIS, ormai purtroppo la bellezza di 30 anni fa mi viene da piangere, direi che abbiamo fatto dei bei passi avanti. Come vedete non l'ho curato molto, non ho fatto smussi, raccordi, non ho messo il piatto, però è un esercizio di stile che mi rende soddisfatto, e che quindi vi propongo. Cominciate a fare la parte 3D, cominciate a lavorarci, se sbagliate tornate indietro e poi date i vincoli. Subito il messaggio se non trovate il link, ma lo carico immediatamente. Questo video è per tutti e la voglia di iniziare a farlo è per tutti. Quindi ripeto, se nei video che ho postato fino adesso, diciamo pubblici, non vedete il modo in cui realizzare questo video, è solo perché stanno per arrivare. Poi vedremo di arrivare anche al discorso cam. L'ho già detto, lo ripeto.
Fusion 360 per adesso, sotto il punto di vista delle lavorazioni meccaniche, non mi sta dando grandissime soddisfazioni, se non il fatto di essere un prodotto completo. Ma già Ecam, che trovate sul mio sito, sotto il punto di vista della lavorazione è più gagliardo, più veloce, più intuitivo. Però ecco, per il progettista sicuramente poter capire se una cosa si può fare è interessante, per cui resta un buon prodotto lo stesso. E poi partiamo dal presupposto che noi stiamo utilizzando la versione free, quindi la versione per uso personale. La versione professionale ha degli add-on che lo rendono molto molto più aggressivo. Ovviamente i costi sono molto molto più elevati. Niente, spero di avervi incuriosito. Grazie mille, come sempre vi aiuto, vi chiedo un aiuto per sostenere il canale, che è un bel super grazie, un'iscrizione, un abbonamento al canale. E se avete voglia potete sempre offrirmi un caffè col metodo riportato in descrizione. Grazie mille per essere stati con me e a presto con i prossimi video. Ciao ragazzi!